oggi, come dicevamo nei titoli, balzo di 1.000 anni indietro nel tempo, al 1070 circa, anno in cui si pensa che Costantino l'Africano, monaco cristiano di origini arabe, medico, letterato, profugo dall'Egitto, dove era perseguitato probabilmente per i suoi studi, poi ce lo spiegherà il dottor Lauriello, approdò alla corte, a Salerno, alla corte di Roberto il Guiscardo, che l'accolse con grandissimi onori e dove Costantino sicuramente lasciò il segno nella scuola medica salernitana. Scrisse molte opere, tra cui proprio questa, il De Coitu, un trattato sulla sessualità arditissimo in quei tempi, perché scritto da un medico che era anche un monaco contemporaneamente. Allora, dottor Lauriello, come si è accesa questa lampadina, l'idea di tradurre e commentare un'opera del genere? Sì. No, non ho capito la domanda. Cioè, come ha pensato di occuparsi di questo libro, De Goitu. Costantino è venuto a Salerno già portando con sé una serie di trattati che aveva trovato in Egitto o nel Medio Oriente, perché c'è tutta una storia avventurosa di Costantino. Sì. Nella sua vita, anzi, lui potrebbe essere il protagonista di un romanzo d'avventure. Sì, Quindi portò ne questi testi, parliamo tra altri poco. testi li ha trovati a Sì, nella seconda. Montecassino, altri testi gliel'ha forniti Alfano I, il celebre arcivescovo, Sì. e tra questi evidentemente trovò pure il De Coitu. Evidentemente anche la curiosità, perché pure per lui si trattava della prima volta ad avere a che fare con un trattato relativo a questo argomento così specifico e nello stesso tempo si può dire mai utilizzato, mai scritto in quell'epoca. E quindi penso che questo è stato il motivo poi d'altra parte per trasmettere queste notizie scientifiche al mondo della cultura dell'epoca. Quindi Sì. è il primo centro che ha avuto modo di conoscere ciò che Costantino ha tradotto è stato proprio alla Scuola Medica Salernitana. Anzi, devo aggiungere che Costantino è una figura centrale della Scuola Medica Salernitana. Senza Costantino non avrebbe avuto la fortuna che ha avuto, Sì. proprio per il discorso di queste traduzioni, di questi testi che lui portò dal Medio Oriente. Erano testi Sì. scritti in arabo. Lui conosceva bene l'arabo perché era stato oltre 30 anni in quelle zone e quindi venuto nella quiete di Montecassino, del monastero di Montecassino, quindi poté tradurre questi testi perché conosceva bene l'arabo. Ma Ecco. che cosa si scoprì? Sì. Si No. scoprì che in realtà questi non erano altri che dei testi scritti in Occidente, però in Occidente si erano perduti in seguito alle invasioni barbariche, era stato tutto distrutto. Quando gli arabi, con la loro invasione, vennero a contatto, diciamo, di questi testi, di questa cultura, ovviamente gli arabi da loro non erano soltanto dei feroci guerrieri, c'era pure gente di cultura, quindi tradussero, diciamo, ebbero a conoscere questi testi, li tradussero in arabo. Sì, dunque. Costantino, appunto, che veniva dall'Oriente, si portò dietro questi testi e li ritradusse in latino. Sì. Quindi noi venimmo a conoscere, diciamo, argomenti che avevamo perduto, non avevamo più. E chi ha la prima a conoscere tutti questi argomenti, queste novità, queste acquisizioni scientifiche, dicevo, è stata la Scuola Medica Salernitana. Perché la Scuola Medica Salernitana è stata maestra di tutte le altre scuole? Perché da Salerno le acquisizioni scientifiche si sono diffuse agli altri centri Ecco, allora dottor culturali, Lauriello, un scientifici. attimo devo interromperla perché lei è un fiume in piena. Ecco, non mi sottragga le domande, per favore. Allora, io volevo chiederle, ecco, ci tratteggi brevemente un po' la storia. Lei l'ha accennato, però scendiamo un po' in profondità nella storia di questo personaggio, di Costantino l'Africano, il suo arrivo a Salerno e anche il ruolo che lei, a cui lei già si è riferito nella scuola medica. Quindi diciamo la storia di Costantino, allora. Sì. Allora, Costantino era un cartaginese.
Noi pensiamo che Cartagine fosse stata distrutta con la terza guerra punica, no, poi rifiorì. E Sì. quindi Cartaginese, durante la sua gioventù, fino all'età oltre 50 anni, lui viaggiò sia per l'Africa settentrionale e sia per il Medio Oriente. Arrivò fino a Baghdad, dove poi ebbe modo di conoscere il sultano, ebbe modo di conoscere i cortigiani. Sì. Del sultano, Sì. e nel corso di questi suoi viaggi avventurosi, lui ebbe modo di fornirsi di tutta una serie di testi che erano stati scritti dagli arabi. Tornato a Cartagine, voleva creare una scuola, però in realtà aveva dei nemici, Sì. i quali non volevano che si creasse questa scuola, addirittura lo volevano Quindi la uccidere. gelosia, insomma. Per gelosia, ma anche perché c'era un'altra vicina scuola islamica, che era Sì, quella di sì. Kairouan, che si Sì. trova in Tunisia oggi, una grande scuola islamica, appunto. Se Costantino avesse istituito questa scuola a Cartagine, sarebbe stata grande rivalità. Ecco. E quindi il povero Costantino fuggì per evitare di essere assassinato, Sì. fuggì ed approdò in Italia, approdò a Salerno. Sì. Si può dire che era povero inganno, lui con tutti i libri, ma in realtà vagava per Salerno, io immagino che vagasse per via Mercanti, quando a un tratto, quindi incontra, ma questo comunque è leggenda, incontra un principe che aveva conosciuto presso il sultano, il quale lo riconosce, sa che uomo di cultura è Costantino, e lo presenta all'allora Roberto il Guiscardo, che era il principe di Salerno. Roberto si rende conto del personaggio eminente con cui aveva a che fare e volle trattenerlo a corte. Sì. Sì. Però Costantino, nel giro di un anno, si rese conto che la vita di cortigiano non gli addiceva, Sì, no, per cui non amava, sì. Non amava molto gli onori, attorcigliato insomma, prima sì. dall'arcivescovo, andò a Montecassino. Sì. Arrivato a Montecassino, vestì il saio di fraticello, gli diedero una bella cella, e là lui poté quindi dedicarsi alla Sì, alla traduzione dei scrittura. testi che Ecco, aveva portato. dottor Testi Laurillo, nel... dati d'Alfano, Sì. testi trovati là a Sì, Montecassino. ecco, nel suo libro, Il Decoitu, che lei poi ha tradotto e ha rititolato alla sessualità nel Medioevo, Costantino fa questa articolata, dettagliata descrizione fisica, fisiologica, degli organi maschili, anche di quelli femminili in un certo senso, e della procreazione. Ecco, però con quale spirito, qual era l'obiettivo di Costantino, tra l'altro in questo periodo così difficile come il Medioevo? Ho detto che l'obiettivo di Costantino era quello di fornire queste acquisizioni ai centri culturali dell'epoca, i quali erano ignari di tutto ciò. E d'altra parte, questo era un testo, all'epoca era l'unico testo che trattasse questo argomento, che era un argomento un poco tabù. Sì. Quindi, e in realtà, questo non è che l'ha scritto Costantino. Costantino non ha fatto altro che tradurre un testo, almeno questo è quello Sì. che si crede, che si pensa, un testo arabo che aveva portato Sì. con sé e quindi l'aveva tradotto. Sì. Ecco, Ora, in ma... realtà, io l'ho anche tradotto perché Sì. non è il primo testo Certo. su cui opero, ho anche tradotto altri Sì, testi, ho sì. tradotto la chirurgia di Ruggero di Pugaldo, ho tradotto un testo di Anonimo Salernitano, Istruzioni per il Medico. La Practica Sì, Brevis di di Plateale, un plateario, sì. illustre medico di Salerno, e Ebbene, quindi mi è sì. venuto, ho avuto modo di conoscere il testo latino Sì. di questo del Decoito, e quindi mi ha anche un poco incuriosito, a dir la Sì, verità, certo. e quindi Ecco, mi è ma piaciuto sì, secondo lei... tradurlo e commentarlo, soprattutto, e Sì. commentarlo con Ecco, una terminologia moderna, ecco, insomma. la sessualità nel Medioevo, possiamo anche far vedere la foto del libro.
È un bellissimo libro che io ho scorso dalla prima all'ultima pagina, interessantissimo, incuriosisce molto e se si pensa all'epoca in cui fu scritto, veramente si resta meravigliati. Quindi è un libro di cui io consiglio la lettura. Ecco, è irreperibile, poi lo vedremo anche dopo, un po' nell'ultimo filmato vedremo l'email, alla casa editrice Penne e Papiri, o anche chiedendolo alla Feltrinelli oppure alla libreria Guida. Tutte le librerie si può chiedere questo libro, che poi provvede, se non ce l'ha, lo provvede a chiederlo all'editore. Secondo lei, dottor Laurillo, insomma, l'obiettivo di Costantino era davvero quello soltanto di scrivere per pochi eletti, o non aveva già in sé l'idea della grande divulgazione scientifica a lettori anche, diciamo, fuori dalla cerchia degli intellettuali? No, 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 era soltanto nei riguardi della cerchia intellettuale, il popolo non c'entrava per niente. Tutto ciò che è stato scritto della scuola medica, a cominciare dal Regimen Sanitatis famoso, è stato scritto per i signori, per i ricchi, Sì, per sì. le persone colte, mai per il popolo. Il Sì, sì. popolo non contava niente all'epoca. Sì. Ecco, il libro è anche un'opportunità per, come dire, per rilevare, sottolineare l'attenzione che i medici e gli scienziati di quel tempo dedicavano alle pozioni, agli unguenti, che erano i farmaci dell'anno 1000. Ecco, proviamo. Lei ne ha descritti, in diverse pagine ha descritto pozioni e unguenti che servivano per rinvigorire, insomma, il maschio. Proviamo a citare qualche esempio di preparazioni, di queste preparazioni, i cui componenti magari sono presenti anche oggi in qualche farmacia. Io per quanto riguarda i componenti, così posso citare qualcuno. Sì. Come eccitante, diciamo così, si utilizzava il pepe nero, i capperi, i tartufi, i frutti di mare, i gamberi, alcuni funghi. Mentre invece c'erano anche i deprimenti, per coloro che soffrivano di satiriasi cosiddette, di erotomania, e c'era la valeriana, la lattuga selvatica, il camara. E c'è anche una curiosità: i monaci, per evitare appunto desideri, diciamo, non confacenti con l'abito che portavano, utilizzavano le foglie di una pianta particolare che era il cosiddetto agnocasto, Sì, cioè sì, per mantenerli caschi. sì. L'agnocasto tuttora si adopera in erboristerie, però viene utilizzato nei disturbi mestruali delle Sì, sì. donne. E vogliamo leggere una ricetta? Sì, come no? Possiamo anche leggerla. Possiamo leggerla. Magari un esempio, ecco, soltanto un esempio. È un esempio. Elettuario, gli elettuari non è altro che delle composizioni a base di miele, e nel miele si mescolavano la polvere del verde, delle foglie, eccetera, eccetera, si mescolava assieme al miele e dava una specie di crema, una specie di pasta, che veniva ovviamente asciutta dolce, e per questo motivo elettuario. Allora citiamo un elettuario. Elettuario preparato per un giovane che non riusciva ad avere un rapporto sessuale. Prendi asparago, semi di papavero bianco, sesamo depurato, farina di ceci e fave, noci dolci montate, ana un'oncia, pepe, semi di urtica, amice, ana 3 dracme, erano le misure dell'epoca, poco sale, 3 dracme, fenite, 3 once, trite, setacce, addolcisce con miele sfumato e con vino, se il paziente avrà febbre lo darai in quantità di una noce mattina e sera. Questo è Sì. tanto per dirne uno. Ora, come avete avuto modo di osservare, ci sono dei vegetali, ecco, diciamo così, che conosciamo, ma ce ne sono anche altri che in realtà
noi conosciamo, si utilizzavano all'epoca poi praticamente Sì. di loro. Sì. Ecco, Quindi mentre. questi tuttora, quindi in erboristeria vengono utilizzati, però devo anche dire che la maggior parte di questi non vengono più utilizzati per motivi sessuali, Sì, bensì sì. per altre affezioni morbose. Sì, ecco, mentre lei parlava e descriveva questa pozione, scorrevano immagini di specerie che erano in via dei mercanti, nel centro storico di Salerno, che hanno resistito ancora per diversi secoli, insomma, io credo che fino agli anni 50, 60, c'era ancora qualche traccia. Lei se ne ricorda? Ricorda ancora che qualche spezieria resisteva al tempo in via dei mercanti? Qualche cosa non Allora, colta, non ho afferrato. queste spezie erano vendute nelle Sì, spezierie. anzi, Ecco, c'era la una domanda era, zona io mi come la ricordo, la ragazza. Giudaica, per Sì, esempio, sì, c'era tutta una serie di farmacie dell'epoca, sì. Esatto, dell'erboristeria, sì. delle spezierie, come le vogliamo Sì. chiamare, e là appunto venivano commerciate, vendute. Sì. Queste sostanze, queste erbe nelle loro varie, combinazioni. Sì.